Punti rapidissimi. Vai. Primo, per fortuna Salvini a volte non mantiene le promesse, perché in campagna elettorale aveva detto usciamo dall'euro e l'euro non mi sembra che sia più presente. Ma in campagna elettorale... Questa cosa non l'ha mai assolutamente detta, tant'è che nel contratto no euro, di governo... No euro, campagna, programma elettorale... Nel 2014. Comunque, ho partecipato al contratto di governo, il tema dell'uscita dall'euro non è mai stato posto all'attenzione. Era scritto nel programma elettorale della Lega Nord. Tant'è che il ministro Savona anche oggi ha ribadito che il tema non è assolutamente in discussione. Era scritto nel programma elettorale della Lega l'uscita dall'euro come via preferenziale. Vabbè, non parliamo di questo. Però il secondo tema è, in campagna elettorale Salvini andava in giro con la maglietta stop immigrazione. Sì. No? Il punto è questo. L'immigrazione per un paese come l'Italia, che a differenza della Spagna non ha confini terrestri, o comunque non c'è sud, no. L'Ungheria ha confini terrestri, l'Italia non ha confini terrestri, quindi il punto è dov'è che si governa l'immigrazione, non che si ferma, e come dicevamo prima il punto è andare in Africa. Io cito una questione che mi ha molto colpito: a inizio anno, a gennaio, la precedente maggioranza di governo, con l'aiuto anche di Forza Italia, ha votato una missione militare per andare in Niger, cioè a sud della Libia, con l'idea che i flussi immigratori si controllano e si governano ancora prima di arrivare in Libia. Mi chiedo perché in quel caso il Movimento 5 Stelle ha votato contro e la Lega non ha votato a favore, primo punto. E ultimo punto, quando dicevamo prima che i migliori amici di questo governo sono i peggiori nemici dell'Italia, ci riferiamo anche a due cose in particolare. Ungheria, Austria e Polonia non soltanto sono quelli che vogliono chiudere le frontiere di Schengen, ma sono anche quelli che non vogliono assolutamente condividere i profughi e i migranti. E poi, non per difendere la Francia, ma è vero che la Francia ha accolto pochi profughi in questi anni dall'Italia, ne ha accolti in realtà 630, ma ne ha accolti molti anche dalla Grecia, ne ha accolti quasi 5.000, che sono pochissimi. E quindi il punto non è dire la Francia non ha fatto quello che deve fare molto di più. E c'è un'ultima cosa forse sulla quale il governo dovrebbe combattere, perché la Germania è riuscita a governare i suoi flussi dando moltissimi soldi alla Turchia, grazie all'Europa. Cioè, 3 miliardi. Miliardi, miliardi, miliardi. L'Italia ha un problema anche economico, perché non ha fondi sufficienti da dare alla Libia, ne dà circa 800 milioni. E il punto è, sapete la Francia quante ne dà? Ne dà circa 4-5 milioni, e quello è il punto. Cioè, bisogna fare la squadra per andare a agire là. Poco fa Cerasa ha citato due cose, che sono la dimostrazione degli interessi enormi economici che ci sono in Europa dietro l'affare dei migranti. Prima questione, ha detto con un'imprecisione: la Germania ha praticamente pagato la Turchia per... No, non è vero. L'Europa ha pagato l'Europa. Avere i migranti. Ho detto perché l'Europa, i 3 miliardi li ha dati la UE. Volta, i 3 sì. miliardi li ha dati la UE. Sì, l'ha detto Cerasa. E quindi li abbiamo dati anche noi. Dove sta quindi il problema? Che se si volesse dare qualche cosa alla Tunisia oppure alla Libia, beh, dovrebbe essere l'Europa. Tanto è vero che è quello che comincia a dire un po' la Germania in questo momento, che ha una posizione diversa dalla Francia. Altra questione, poco fa ha citato, sempre Cerasa, il Niger. Sì. Sapete da dove passano i migranti che dal Niger arrivano in Libia e arrivano poi in Italia? Ve lo dico subito, a 1,5 chilometri da una base francese, base militare. E voi pensate che i militari francesi, che in Niger contano tanto, abbiano visto questo flusso di persone che si vede persino dal satellite e di cui tutte le potenze europee sanno? Beh, non l'hanno visto, si sono voltati dall'altra parte. Perché a loro fa comodo che arrivino i migranti in Italia. Ma perché fa comodo? Hanno perché destabilizzato la Libia. Perché vogliono prendersi il petrolio, vogliono... Perché hanno destabilizzato la Libia. Vogliono prendersi il petrolio libico e tutto sommato un'Italia più debole fa piacere ai nostri partner europei. Tu pensi... Friedman dice di no. Friedman. Pazienza, me ne farò una ragione. No, beh, certo.